Ok, tutto in real time. Allora, ho deciso di fare questa, avevo in mente di iniziare questa cosa, di annunciarla, invece più che annunciarla, ho pensato di annunciarla partendo, ok? Avevamo parlato di quello che sarebbe stato un luglio di fuoco, anche per le persone che sono in vacanza, perché è già sulla strada, perché è già al mare. E per chi è già al mare, da questo momento vi diremo anche la cadenza con la quale faremo questo bel appuntamento dalle 12:30 all'1 quarto circa. Vi daremo la cadenza settimanale perché facciamo un luglio di fuoco dove vi conviene uscire un attimino dal bagno. Il bagno fatelo subito alle 10 la mattina, anzi prima ancora perché si sveglia presto, però a mezzogiorno e un quarto uscite, asciugatevi bene, ok? Mettetevi davanti al telefonino. Mettetevi sulla slide, mettetevi tranquilli e guardatevi Training for Lunch perché ci sarà da divertirsi veramente. Ci sarà da divertirsi perché andremo a vedere come si lavora sui mercati. Questa è un po' una giornata di anteprima, ok? Qui una giornata di anteprima abbiamo organizzato, stiamo organizzando anche per mostrarvi, perché io ad esempio utilizzo una piattaforma su svariati monitor, su un paio di monitor diretti, per cui devo vedere come anche andare a condividervi quelli che possono essere dei risultati di un certo tipo. Però sarà molto interessante vedere operatività dal vivo, vedere delle analisi per tutte le persone che sono collegate, avranno la possibilità loro stesse di segnalarci eventualmente un'analisi da fare, che se non facciamo in tempo a fare nella sessione di oggi, la facciamo nella sessione successiva. Ci vedremo almeno 3 volte a settimana. Adesso vi daremo la cadenza precisa. E ogni giorno facciamo un lunch insieme, un trading for lunch insieme. Ok? Quindi andiamo a vedere come si lavora sui mercati finanziari, che cosa possiamo fare di buono, quanto si può guadagnare addirittura facendoci una pausa pranzo insieme. Ok? Quindi vedremo e soprattutto come si può impostare un lavoro, come si può impostare un lavoro fatto part-time, fatto avanzatempo, come possiamo impostarlo anche a livello automatizzato, come possiamo lavorare, come possiamo crearci veramente quello che è un po' un sogno, o meglio, arrivare ad essere un attimino liberi con un'attività che all'inizio può iniziare come quella che è un'attività extra, un'attività extra dove si possono fare dei guadagni alternativi, ma dove si possono anche fare dei risultati di un certo tipo. E una volta che vengono approntati dei risultati di un certo tipo, allora andare gradatamente a renderla ancora più professionale, a renderla, a creare delle competenze maggiori per raggiungere dei buoni risultati. Allora, prima di iniziare, perché saranno giornate serrate, il tempo l'ho ristretto apposta per fare in modo che siano giornate serrate, ricordiamoci sempre il risultato che abbiamo nel corso della vita, il risultato che è verso la nostra indipendenza sotto l'aspetto economico, ma non solo, transita, ma anche sotto l'aspetto professionale di rivoluzioni o di raggiungimenti, grandi raggiungimenti di tipo professionale, raggiungimenti di eccellenza, transitano attraverso quelle che sono le nostre competenze. Più competenze abbiamo, più possiamo essere pagati se è una cosa a livello professionale, o più possiamo raggiungere dei risultati. Più competenze ho e più saprò gestire meglio dei portafogli, delle operazioni di compravendita, che siano sui mercati finanziari, che siano sul fattore immobiliare, che sia su aziende, società non quotate, quello che volete. Però più competenze si hanno, maggiori risultati abbiamo. Meno competenze si hanno, e più dobbiamo andare a fare i camerieri part-time e lavorare tutta l'estate e prendersi una settimana a cavallo di Ferragosto, dove vanno tutti e costa 3 volte tanto, anzi 3 volte poco, 10 volte tanto. Ok? Allora, impariamo un attimino dalle basi. Queste giornate saranno una parte dove andiamo a imparare insieme una serie di cose. Ok? Impariamo alcune cose. Oggi c'è un argomento specifico e intanto andiamo a vedere un attimino quelle che sono le analisi, quelle che sono le situazioni da poter prendere in considerazione per la giornata, per le giornate successive, e andiamo a vedere anche un po' di notizie, ok? Allora, le notizie di oggi, io stavo scorrendo un attimino le notizie di oggi e vedo che comunque i tassi di inflazione continuano in parte a salire, ma vedo una notizia molto molto interessante, o meglio,
la notizia inerente ai prezzi del petrolio. Avete visto, andate alle colonnine, vedrete come i prezzi del petrolio sono in questo momento leggermente scesi. E quindi vedete che la benzina e il gasolio costa un pochino di meno, levando che in Italia c'è stato un incentivo di circa 30 centesimi, altrimenti la benzina e il gasolio l'avremmo trovati a 2,40 euro come minimo. C'è stato un incentivo, ma che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo quella che è la riduzione della domanda. Ne abbiamo parlato in diretta lunedì sera, le nostre dirette di approfondimento del lunedì. Ne abbiamo capito come l'intervento delle banche centrali, che possono portare la controindicazione, molto importante, la controindicazione di rallentare l'economia, ma in questo momento è più che rallentare l'economia, è più importante rallentare l'inflazione, rallentare l'aumento dei prezzi, perché più si rallenta l'aumento dei prezzi, più inesorabilmente i risultati sono un po' migliori per tutti, meno spese per tutti, meno costi di produzione per l'azienda e tutto il resto. Diminuzione della domanda, dobbiamo assolutamente diminuire la domanda e inevitabilmente quando si diminuisce la domanda, i venditori che cosa devono fare? Devono incentivare con un prezzo diverso. La diminuzione della domanda sotto l'aspetto del petrolio sta inevitabilmente portando il petrolio ad avere un prezzo minore. C'è stato un momento in cui la domanda è stata diminuita di brutto, ricordiamo il petrolio era arrivato in certi contesti addirittura sotto i 20 dollari, ci sono stati dei momenti alcuni anni fa che sono stati veramente molto importanti sotto questo aspetto. Per cui in questo momento la diminuzione della domanda sta portando una diminuzione dei prezzi del petrolio, il che è molto interessante. Ci interessa in un momento in cui stiamo vedendo che i mercati si stanno muovendo bene, si stanno muovendo, ecco, andiamo a fare un'analisi veloce, si stanno muovendo. Io adesso vado a vedere gli indici future di oggi, ti consiglio, anzi adesso ti condivido lo schermo, ti faccio vedere che cosa guardo in maniera piuttosto normale. Io il primo strumento che guardo durante la giornata, un primo strumento gratuito che ti consiglio di avere a disposizione. Ciao a tutti ragazzi, intanto Matteo, Loris, Renato, Guido e tanti altri, ok, Davide. Ecco, vi faccio vedere un attimino cosa guardo durante la giornata. Vediamo dov'è la finestra. Non si vede un attimino, perché ho due browser aperti. Allora, vediamo se adesso me lo fa vedere. Credo di sì. Eccolo qua. Ok, questa semplicemente sono su investing.com, sito gratuito, vai su indici, puoi vedere gli indici di mercato classici oppure vai su indici future, ok? Che sono i derivati, o meglio, dei prodotti derivati che seguono l'andamento degli indici. Allora, gli indici, chiaramente quelli reali, si muovono solamente a mercati aperti, mentre i future sono degli strumenti derivati che si muovono spesso anche quando il mercato è chiuso. Ad esempio, in questo momento il mercato americano è chiuso, ma come potete vedere, gli indici hanno degli ordini, queste lucine che si accendono, significa che sono delle movimentazioni e quindi io posso vedere non solo gli andamenti dell'Europa in questo momento, ma posso vedere anche quelli che sono gli andamenti dei mercati americani o quella che è la previsione dell'andamento dei mercati americani che ci sarà almeno per quanto riguarda l'apertura. Quindi una previsione piuttosto debole, ma è un qualcosa di molto interessante. Adesso andiamo a valutare la possibilità di poter lavorare con una posizione anche nella giornata odierna, visto che i mercati europei hanno avuto un ottimo impatto e quindi potrebbe essere interessante lavorare su qualche operazione specifica. Quindi io guardo per prima cosa questo, guardo come sta andando l'indice, perché se gli indici hanno degli strattoni di un certo tipo, può essere interessante andare a valutare delle posizioni specifiche. Ok? Quindi interrompo un attimino, torniamo a noi e dopo vedremo insieme come poter analizzare negli ultimi 10 minuti, come poter analizzare eventuali operazioni da poter fare. In questo momento oggi abbiamo preparato la diretta in maniera molto molto veloce, siamo qua, abbiamo appunto i notiziari pronti e vogliamo parlarvi di un argomento e volevamo introdurvi, quindi ho perso quei 10 minuti per introdurvi questo che sarà questo nuovo format. Nelle prossime volte andremo direttamente ai notiziari, argomento della giornata e operazioni in ballo, operazioni che sono già in ballo. Allora, l'argomento di cui volevo parlare oggi è la movimentazione dei prezzi. Avete visto
mandato una mail alla mail inglese dove avvisavo di questa diretta. Quello che dobbiamo imparare è perché si muovono i prezzi, che cos'è che movimenta i prezzi. E i prezzi, questo, la movimentazione dei prezzi, le notizie, quello che avviene durante la giornata, quello che avviene durante le settimane, i notiziari della guerra piuttosto che del cambiamento dell'inflazione, incidono alla stessa maniera su tutti i titoli? Incidono su tutto alla stessa maniera? Esattamente no. Ok? Per cui devi andare a scegliere dei titoli che semmai possono essere meno influenzati da determinate notizie e capire che cos'è che influenza i titoli, perché altrimenti le persone vanno a scegliere dei titoli sulle quali fare delle compravendite sia di breve che di termine un po' più lungo, ma non riescono a capire che cos'è che incide e eventuali notizie poi se le trovano tra capo e collo senza riuscire a capire che cos'è successo bene. Allora, andiamo a comprendere bene. Che cos'è che movimenta i prezzi? Che cosa? Quanto incide quello che vediamo fuori? Allora, partiamo ad esempio dagli indici, gli indici di mercato, che poi spesso possono essere replicati attraverso degli ETF, attraverso degli strumenti che replicano gli ETF, come CFD in questo caso per fare delle operazioni di termine un po' più breve, oppure da dei fondi comuni, da dei fondi che, da dei panieri. Ok, ma parliamo degli indici. Allora, gli indici da cosa sono influenzati? Adesso potrete vedere come tanti strumenti vengono influenzati da fattori totalmente diversi che noi dobbiamo conoscere e sapere, e proprio per questo, in base a quelle che sono le nostre competenze, che possono essere un po' più bassi all'inizio, dobbiamo muoversi su questi, su dei titoli sui quali noi sappiamo che cosa sta incidendo. Perché se non sappiamo, la prima cosa, la prima regola che ho detto durante l'open day del 5 di luglio, se non l'hai visto, vatti a rivedere la serata, vediamo se ho qua il link a disposizione ancora, perché eccolo qui, l'open day, riguardati la registrazione dell'open day, della giornata dell'open day, perché abbiamo parlato in maniera approfondita di queste cose, quindi guardati la registrazione dell'open day, allora open day del 5 luglio, vatti a rivedere la registrazione qua, perché è veramente molto importante averla a disposizione. Allora, cosa incide? Parliamo degli indici. Negli indici incidono quelle che sono chiaramente le notizie di tipo economico, ok? Quindi gli indici che cosa sono? Che cos'è l'indice del mercato mondiale? Che cos'è l'indice Standard & Poor's 500? È un conglomerato di aziende. Cosa c'è dentro un indice? Un indice di mercato, l'indice del mercato italiano, il FTSE MIB. Cosa c'è dentro? Ci sono delle aziende, tutte le aziende italiane, piuttosto che tutte le aziende americane, piuttosto che tutte le aziende del mercato tedesco, piuttosto che del mondo, ok? Nel caso dell'MSCI World, ok? Per cui che cosa incide? Incide l'economia, ma in particolare che cosa incide sugli indici? Molto importante. L'economia è ancora troppo generico. Incidono le aziende, incidono i risultati delle aziende, quindi incidono le trimestrali. Ecco perché a volte diciamo, ma com'è possibile che ci sono delle notizie di merda in televisione e i mercati salgono? Non è possibile. Ma perché salgono? Gli indici salgono perché sono mossi dai risultati delle aziende. Se i risultati delle aziende sono buoni, per forza di cose gli indici si muovono in quella direzione, ok? Allora, gli indici sono mossi dai risultati delle aziende. Le azioni, quindi le azioni singole, quindi le aziende singole, da cosa sono mosse? Le aziende singole sono mosse chiaramente dai loro risultati, entrate, uscite, cash flow, margini di profitto, miglioramento delle vendite, miglioramento dei programmi o prospettive future su quelli che saranno i programmi che porteranno semmai a nuove vendite, nuovi risultati, nuovi programmi innovativi e quant'altro. Che cosa incide? Quindi il risultato delle aziende, cosa incide sulle aziende? Chiaramente incidono una serie di parametri che abbiamo visto un po' nell'open day l'altra sera, ma incidono in particolare nei loro risultati quello che semmai possono controllare di meno, incidono i costi. In questo periodo possono incidere dei costi che
non sono costi spesso che possono essere stati preventivati tempo addietro, perché un'azienda, per produrre un determinato prodotto a quell'azienda servono determinate risorse economiche. Oggi per produrre quel prodotto servono più risorse economiche, perché si paga di più il petrolio, si paga di più la componentistica, si paga di più la logistica, si pagano di più i trasporti, costa di più il fattore di rivendita finale, per cui quell'azienda ha una contrazione dei margini che spesso può andare a colmare cercando di ammortizzare all'interno qualcosa, diminuzione di dipendenti, tagli e quant'altro, oppure semplicemente aumentando i prezzi. Per cui sulle azioni incidono i risultati delle aziende. Sui bond, o meglio sulle obbligazioni, ecco perché devi scegliere i titoli giusti, che cosa incide? Incide qualcosa di molto diverso. Quindi non sono più tanto i fattori economici. Sulle aziende, sugli indici, sulle azioni, i fattori, diciamo, economici vanno per la maggiore. Sul bond, sui bond, sulle obbligazioni, inevitabilmente, va bene, sono le obbligazioni, bisogna vedere se sono stati emessi a livello corporate, quindi dalle aziende, o a livello governativo, ma incidono quelli che sono, ad esempio, i tassi di interesse che vengono gestiti dalle banche centrali, ok? Quindi incide moltissimo questo, incide come sta andando il mercato azionario, perché con i bond si guadagna di meno. Se il mercato azionario va molto bene, inevitabilmente gli investitori si spostano dove si guadagna molto di più e prendono meno in considerazione dove si guadagna di meno. Si riprende in mano il bond, semmai quando le cose vanno un attimino peggio, quando c'è, ad esempio, sui tassi di interesse, una diminuzione dei tassi di interesse, perché i bond vengono spesso agevolati su questo, quindi c'è un'agevolazione in base ai tassi di interesse che muovono le banche, prima cosa, e seconda cosa, in base a come sta andando il mercato azionario. Ok, quindi come puoi vedere, in questo caso il fattore economico incide in maniera molto molto minore. Andiamo a vedere quelle che sono, ad esempio, le valute. Quindi le valute, dollaro, euro, yen, le valute delle nazioni. Ok, cosa incide in questo caso sul prezzo? Qua l'economia in se stessa, i risultati delle aziende a livello economico incidono in maniera, presto, non dico nulla, ma incidono in una maniera molto 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 delimitata, molto minore. Qua incidono più che mai i fattori e le notizie di tipo macroeconomico, che è molto diverso, perché sono tutta una serie di concatenamenti sulle valute dovuti alle commodities, dovute ai prezzi delle materie prime, dovute a un determinato tipo di notizie, dovute a un'economia di un paese piuttosto che un'altra, che può spingere quella determinata valuta più alto, più bassa in base a un'altra, e quindi se sale una inevitabilmente scende quell'altra. Quindi ci sono tutta una serie, lo sto semplificando, però incidono delle notizie di tipo macroeconomico. Quindi molto spesso in questo caso nelle valute la gestione del prezzo diventa molto difficile, quindi si possono fare delle operazioni, delle previsioni di un termine più stretto, che dove comunque le notizie spesso non le conosciamo nemmeno noi, possiamo difficilmente prevederle, possiamo solamente fare un'operatività dove che gestiamo in una maniera serrata e dove le notizie incidono senza un preciso nostro controllo, ok? Quindi, come potete vedere, in questo caso i prezzi sono mossi da altro. Andiamo poi a vedere quelle che sono, ad esempio, le criptovalute. Vanno tanto di moda le criptovalute, che per quanto riguarda queste operazioni sui mercati finanziari, queste compravendite sui mercati finanziari, onestamente possono essere in parte sconsigliate per una serie di motivi, perché sono in gran parte fuori controllo, perché c'è l'insider trading, adesso ne parliamo, e perché ci sono degli strumenti molto più controllabili, molto più controllati, con i quali si possono fare gli stessi risultati, perché andarsi ad accollare un rischio ingiustificato, ok? A meno che non ci sia la mentalità che sia un pochino promulgata tra le persone, o meglio, la mentalità di dire
Io compro il Bitcoin a un euro, poi se mi va a 100.000 io avrò fatto i miliardi. Ok, allora, togliendo questa speculazione, questa cosa dove uno vuole fare tipo il superalotto, prendo la schedina da un euro e vinco tot milioni, ok? Ho il colpo, questo è colpo di fortuna, botta di culo. Togliendo questo, parlando di operazione di compravendita, inevitabilmente queste operazioni di compravendita sono fatte su degli strumenti dove incidono degli elementi diversi. Allora, ad esempio, nelle criptovalute che cosa incide? Intanto incide domanda e offerta. Oltre che la domanda e offerta, abbiamo notato che pur essendo allineati alle valute, però la correlazione, le criptovalute si muovono come si muovono i mercati finanziari, quindi i mercati finanziari sostanzialmente gli indici, e quindi sono correlati ai mercati finanziari, non alle valute. Quindi molto molto importante, il mercato è andato giù, le criptovalute sono andate in terra, quindi sono correlate ai mercati, quindi c'è una correlazione strana, una correlazione dovuta alla speculazione. Da cosa sono mossi i prezzi? I prezzi sono mossi da domanda e offerta senza controllo. Molto importante, questo lo devi sapere quando fai un'operazione, perché fai, butto lì così, dai, faccio tanto. No, ma tu devi sapere che cosa muove i prezzi. Devi sapere la possibilità di controllo che hai su queste movimentazioni, su queste notizie. Quando c'è l'insider trading, cos'è l'insider trading? Significa che arrivano su un determinato mercato dei soggetti che hanno tanti soldi e possono movimentare i prezzi come vogliono, ok? Nelle criptovalute c'è l'insider trading, certo, non c'è controllo, non sono mercati regolamentati, certo. L'insider trading, abbiamo visto tanti scandali sui giornali, dove sono state arrestate delle persone, è un reato penale l'insider trading. Come avviene l'insider trading? Avviene che un soggetto che ha tanti soldi interviene su un titolo che semmai ha poche movimentazioni, quindi bastano anche non tanti soldi, per qualche centinaio di migliaia di euro per movimentarlo, si inserisce dentro, semmai è il primo a dare determinati tipi di notizie, si inserisce dentro, crea delle movimentazioni. Io dico benissimo, io voglio iniziare a comprare, voglio comprare quella determinata valuta, ma la voglio prendere a un prezzo più basso, oppure ce l'ho già e la voglio vendere, allora movimento i prezzi. Intervengo con i soldi, se io le voglio, ad esempio, ce le ho già, ma le voglio vendere a un prezzo molto più alto, inevitabilmente spingo con i miei ordini il prezzo in maniera più alta per fare in modo che le persone dicano, ma stanno andando, allora che cosa faccio? Allora cominciano a comprare, io mi posiziono a prezzi più alti in vendita, allora cominciano a comprare perché sono esaltati, mossi dalle mie movimentazioni iniziali, arrivano fin qua, stanno comprando quello che voglio vendere, io ho venduto tutto e poi il mercato va giù e loro se la sono presa in quel posto, ok? Perché il mercato torna giù e loro sono rimasti a terra, io ho venduto i miei titoli a un prezzo molto più alto. È possibile fare questo sui mercati regolamentati? No, perché se ti beccano ti fanno un culo con una cesta, tanto per essere chiari. Abbiamo visto degli scandali in passato, gli immobiliaristi che hanno movimentato i mercati con delle notizie fasulle e tutto il resto, ok? Per cui sui mercati regolamentati non è possibile. Sulle criptovalute è possibile questo? Sì, è possibile perché non sono regolamentati. Quindi inevitabilmente quando scegli devi sapere che cos'è che dietro sta movimentando il prezzo. Avendo capito questo, il consiglio è andare a fare delle operazioni. Noi chiaramente vogliamo avere dei risultati nelle operazioni sui mercati finanziari, negli scambi, nelle compravendite sui mercati finanziari, ma dei risultati che ci possono portare, degli scambi che ci possono portare dei bei risultati, giusto? Dei risultati vincenti. E dove semmai a fronte di questi risultati la nostra esposizione al rischio è delimitata. Allora, per avere un'esposizione a rischio delimitata, conviene andare su quei mercati, su quegli scambi, su quei titoli dove le movimentazioni di prezzo sono facilmente prevedibili e sono connessi a quelli che sono in gran parte i fattori economici. Quindi
le prime cose che abbiamo visto, lavorare ad esempio sugli indici, ma anche sulle azioni singole, ok? Perché difficilmente il crollo economico avviene oggi pomeriggio, ok? No, il crollo economico è una conseguenza, o l'esaltazione economica, i grandi risultati economici sono una conseguenza di una serie di cose che si costruiscono nel tempo. Per cui io posso fare un'operatività e quando vedo che le cose cambiano ho tutto il tempo di vendere, di ricomprare, di scambiare, ok? Mentre tutte le altre situazioni dove le movimentazioni di prezzo sono mosse da altre tipologie di fattori, più queste tipologie di fattori di movimento di prezzi sono fuori dal nostro controllo e più le nostre operazioni diventano rischiose, ok? Finché siamo in questa condizione dove lavoriamo dietro a quelli che sono i fattori economici, possiamo fare delle operazioni meno rischiose, sia operazioni che possono durare una giornata, qualche giornata, oppure fare delle operazioni che possono durare qualche mese, perché ci muoviamo all'interno di strumenti dove la movimentazione di prezzo è, non dico prevedibile, ma più facilmente prevedibile, più facilmente movimentabile, ok? Questo è il primo argomento della giornata del nostro training for lunch e penso che sia fondamentale, ok? Allora, se avete domande, abbiamo l'ultimo quarto d'oretta e andiamo a lavorare un pochino sull'analisi. Allora, prendete, se avete bisogno di rivedervi, questa diretta resterà sui canali, guardatevela e pensate sempre al discorso movimentazione dei prezzi, ok? Qui è arrivato qualcuno a fare spamming, ok, blocchiamo proprio l'utente così si leva dalle scatole. Ok, allora andiamo a vedere quelle che sono le movimentazioni di oggi. Allora, stavo andando a vedere un attimino che apro una parte grafica qui, ok, perché ho preparato un'analisi abbastanza interessante nei giorni scorsi, ve l'ero tenuta per me, vediamo se non è già partito, ma c'è ancora spazio. Ok, siamo di fronte ad un discorso di compressione. Allora, ecco qua. Allora, facciamo un'analisi anche di termini un attimino più lungo. Allora, questo qua eravamo oggi è il 7 di luglio, eravamo ieri. Ok, vi faccio vedere questo screen. Sono in un'altra piattaforma. Vi faccio vedere questo screen, che era uno screen molto interessante su Apple, sul quale si possono fare delle operazioni interessanti. Beh, questa è un'analisi interessante che... Ok, un attimo. Analisi Apple. Ve la metto a disposizione, l'apriamo. Da dove me l'ha messa? Me l'ha messa qui. Ok. Eccola qua, vi condivido questa porzione di schermo. Ecco. Questa è un'analisi su Apple. Apple sta avendo delle movimentazioni in questo tipo. Adesso andiamo a vedere bene il grafico, ok? Questo è un grafico sul giornaliero. Ci sono delle opzioni dove possiamo andare a fare delle movimentazioni raggiungendo, a seconda della movimentazione che vogliamo fare, possiamo sfruttare una movimentazione raggiungendo varie aree. Questo è uno dei famosi triangoli, noi ne parliamo nelle parti più approfondite, vi farò vedere poi nelle prossime giornate, perché vuole anche un po' imparare queste cose. Ci può essere in queste compressioni momentanee, ci può essere uno sbocco verso l'alto. Andiamo a vedere adesso quello che è il grafico reale che ho. Questa era l'analisi che avevo fatto. Per adesso sta andando proprio in quella direzione. Eccolo qui, ok, eccolo. Bene, allora, questo è il grafico reale, conta che quell'analisi è stata fatta più o meno qua, quindi sono già è già partito in alto, e contando che ha già fatto $5 di risultato con operazioni di breve termine, con operazioni in leva sui CFD, significa aver fatto dei risultati di un certo tipo, ok? A seconda di come puoi fare,
adesso ti faccio vedere ad esempio l'operazione che ho aperto su Alibaba, di cui ho parlato mesi e mesi fa, l'operazione aperta su Alibaba, ti faccio vedere cosa sta portando avendo investito poco, ok? Molto poco, poco intendo qualche centinaio di euro, ok? Allora, andiamo a vedere, questa è una cosa molto molto interessante, Apple ha avuto una serie di movimentazioni, andiamo a vedere quelle che possono essere delle aree interessanti, come possiamo vedere qua c'è stato, questi sono, i mercati si muovono in pulsi, qui c'è stata una prima movimentazione interessante, questa movimentazione, vediamo se tornano un attimino i numeri, allora li andiamo a calcolare bene, da 179 andiamo a valutare, ok, sono circa 20, ok, andiamo a valutarli qua sotto, sì, torna precisamente, ok? Questa è la nostra, una delle nostre operatività di punta, uno dei nostri marchi di fabbrica, il double mirror, e qua il mercato ha scaricato, eccolo qua, ha scaricato gli impulsi. Come potete vedere, non è soltanto i supporti e le resistenze classiche, ma noi lavoriamo con delle strategie che le persone manco si immaginano, quelle che vedete in giro, e a questo punto qua, ad esempio, Apple ha scaricato tutti gli impulsi al ribasso in questo momento, ok? Quindi adesso sicuramente sono delle movimentazioni che possono tornare a riprendersi un po' di spazio anche intorno ai 151 dollari in questo momento. Allora andiamo a vedere da qui, continuando a vedere i 105, assolutamente, come potete vedere addirittura potremmo parlare, abbiamo visto come la movimentazione è fatta da dai 158 indicativamente ai 100, ok, ai 100 sono circa 20 dollari. Andiamo a vedere come qua questi impulsi che il titolo ha ripercosso più volte, in questo momento questo impulso ancora una volta di 20 si va a scaricare intorno ai 150, esattamente corrisponde con questa situazione, quindi qua potremmo avere un ulteriore risultato per fare questa movimentazione. Che cosa significa fare una movimentazione del genere? Significa che io posso prendermi questa movimentazione, che potrebbero essere 5 dollari, e 5 dollari andati a ad essere moltiplicati per quello, abbiamo parlato nell'open day, abbiamo detto che tu puoi avere un finanziamento senza avere la busta paga, ok? Durante la sfida di Max di 2 settimane fa, andatela a rivedere, dove abbiamo fatto oltre 3.500 euro rotti sul 2007 nel giro di una settimana, lavorando solo 7 giorni, lavorando solo 5 giorni, un'ora al giorno, e lì ho fatto vedere come delle operazioni in leva, quelle operazioni venivano gestite con 100 euro ad ogni singola operazione. Vi faccio vedere la piattaforma sulla quale in questo momento, quindi real time con posizioni reali, ok, ve la mostro, ve la condivido per farvi vedere un attimino come si può lavorare, che cosa si può fare con queste comprare. Questa è un'operazione che io sto tenendo dentro da circa un mesetto, ok? Da circa un mesetto, allora condividi, vi faccio vedere real time la piattaforma, se me la fa vedere, allora no, un attimo, perché non me la sta facendo vedere, allora, perché ho diversi browser aperti, praticamente mi va in tilt tutta la storia qua. Ok, a me mi interessa di fargli vedere questo. Oh, dai, vediamo se ce la facciamo. Ok, condividi la finestra, non me la dà la scheda, dovrebbe essere questa, eh? Ok, sì, è questa, vai. Ok, guardate, allora questo è il famoso Alibaba di cui ho parlato. In questo momento Alibaba è tornato su dei minimi, sta facendo, da quando siamo entrati sta facendo il 43% Alibaba, ok? Da quando abbiamo detto di comprarlo in diretta per i nostri allievi della Master School che stanno nella nostra sala trading, ne abbiamo parlato all'inizio a 79 dollari, in questo momento sta toccando i 122, l'abbiamo comprato a 79 dollari, ne abbiamo parlato in diretta la settimana dopo, era già una novantina di dollari, ma adesso è già a 122, sta facendo il 45% nel giro di meno di un mese. E guardate,
guardate la mia esposizione, cioè qua non guardate migliaia di euro, qua guardate questa esposizione che è un'esposizione minima, ok? Andiamo a vedere l'informativa di questa operazione, ho capito? Questa operazione ha un'operazione di margine delimitata. Allora, vi faccio vedere quanto c'è all'interno. Ok, in questo momento il mercato è chiuso, non vorrei che non mi dà degli aggiornamenti. Guardate questa operazione dove questo è il valore in leva che ho messo dentro, ok? Questo è il valore in leva che ho messo dentro, ma in queste operazioni è stato inserito un controvalore di circa 200-300 euro, quindi io con 200-300 euro posso lavorare con alcune migliaia di euro, quindi paradossalmente io con circa 250 euro più o meno, è questa l'operazione, io ne sto facendo quasi tre volte tanto, ok? Se io oggi vendessi con 250 euro ne ho fatti 800 nel giro di un mese, quindi ho fatto il 300% materialmente lavorando con la leva, ok? Lavorando con questo prestito, chiaramente rivolto ad avere un risultato di un certo tipo, ok? Noi siamo partiti da dei prezzi molto più bassi, ok? Ecco qua. Ecco, vi faccio vedere. Allora, queste sono operazioni in CFD. Ecco, guardate, orario di apertura è il 12 di maggio, ok? Orario di apertura è il 12 di maggio, dove ci sono 19 pezzi abbiamo comprato, quindi 19 quote. Allora, siamo arrivati quasi al termine della giornata, perché queste giornate sono serrate, passano veloci. Matteo ci chiede compattazioni CFD, puoi comprare entrambe, se devi tenertela per un lunghissimo termine puoi comprare le azioni, se le vuoi tenere per un termine un po' più breve e soprattutto se hai un quoziente di capitalizzazione un pochino più basso all'inizio puoi utilizzare i CFD che hanno una scadenza molto molto lunga e se vuoi farti tenerti delle operazioni di breve termine. Quindi come potete vedere questa è la classica operazione che io non guardo tutti i giorni, perché non è un'operazione che devo chiudere in una giornata, è un'operazione che voglio chiudere in un termine un po' più lungo. Per me Alibaba ha degli spazi di crescita ancora di un certo tipo, in quanto è stata molto molto sottovalutata e mazzuolata da tutta una serie di cose inerenti più alla parte governativa della Cina che non ai risultati delle aziende, per cui possono essere veramente interessanti. Per la piattaforma da utilizzare, scriveteci, vi diciamo un attimino come utilizzarle, quali utilizzare, quindi scriveteci, non abbiamo nessun tipo di problema, e quali possono essere le migliori a seconda di quello che dovete fare. Non c'è una piattaforma migliore, c'è la piattaforma quella che può essere più interessante per tutti. Allora, oggi abbiamo capito la movimentazione del prezzo. Che cosa muove il prezzo? A seconda delle cose, delle notizie, degli avvenimenti che movimentano il prezzo, i titoli hanno un conseguente movimento, una conseguente oscillazione. Più queste movimentazioni, queste notizie, questi argomenti, chiamiamoli così, che movimentano il prezzo, sono più semplicemente prevedibili, più semplicemente calcolabili, più semplicemente visibili, e più quel titolo è perfetto per noi per fare delle compravendite di un termine medio, breve o stretto, o ancora lungo, ok? Più queste movimentazioni sono fuori dal nostro controllo, più quell'operazione diventa gradualmente sempre più rischiosa. Quindi, quando facciamo delle movimentazioni stiamo a guardare quello che è il nostro effettivo risultato che possiamo ottenere, ma non solo, andiamo a vedere anche quelli che sono i rischi, perché onestamente preferisco fare delle operazioni ed avere il medesimo risultato ma su degli strumenti che mi danno meno possibilità di rischio, che controllo bene, dove i prezzi so che vengono movimentati da situazioni che non possono cambiare o cambiare drasticamente nel giro di un'ora, ma hanno determinati tipi di movimentazioni che posso comunque valutare nel corso del tempo, e più questa cosa entra nella mia testa, e più le operazioni diventano semplici, con un basso rischio e più facilmente controllabili. Allora, trading for lunch, ragazzi, stiamo imparando, dalla settimana prossima vedremo anche una serie di operazioni, abbiamo un'organizzazione anche un attimino diversa, per cui oggi l'abbiamo voluta
come posso dire, presentarla lanciandola, ok? Mentre la settimana prossima avremo proprio la possibilità di vedere anche dell'operatività diretta durante, perché vediamo proprio delle posizioni aperte che abbiamo, e proprio durante la giornata, durante la sessione, poterle gestire al meglio insieme. Allora, ci vediamo la settimana prossima con Trading for Lunch, lunedì sera nella consueta diretta. Buon fine settimana a tutti. Chi non ha visto l'Open Day, ragazzi, del 5 di luglio, andatevelo a rivedere, perché abbiamo parlato delle tecniche che utilizziamo. Andatevelo a rivedere. E ragazzi, state con noi, perché sarà un luglio di fuoco. Un luglio di fuoco, che siate sulla strada, che siate al mare, dove siete. Seguiteci, perché faremo dei trading lunch di alto livello, dei lanci di alta tensione, ok? Ciao a tutti e buona giornata, buon venerdì.